Sheila, buongiorno, buonasera, buonanotte, benvenuti nel nostro canale. Okay. Io sono Ally. E io sono Aurea. E siete su Ally Aubrey Channel. Continuando la serie dei video Back to School, che ormai qui, è dal 17 di agosto, eccoci tornati sul canale. Perché come vi abbiamo promesso abbiamo fatto una piccola interruzione per i preferiti, ma ora siamo qui con il video più richiesto. Cioè... in assoluto, che come avete già detto dal titolo è l'organizzazione dei nostri quaderni. Perché come sapete siamo andate a fare shopping per la scuola tipo prestissimo a inizio agosto. Vi lasciamo il link qui se non l'avete ancora visto. E quindi adesso abbiamo tutto il tempo per organizzarci i nostri quaderni, cosa fare per materia, cosa utilizzare. Ma c'è una super mega novità. Settimana prossima, che è la settimana prima dell'inizio della scuola, quindi aiuto, pubblicheremo un video al giorno da lunedì a venerdì. Ogni giorno alle 3 sarete in nostra compagnia. Quindi potremo, diciamo, sclerare insieme prima dell'inizio della scuola e potete avere i nostri esatto. consigli. Esatto, e praticamente saranno 5 video countdown, nel senso meno 10, meno 9, meno 8, meno 7, ok. E usciranno dei video stupendi, tipo zaino, astuccio, outfit. Decoriamo i nostri quaderni, i nostri diari, facciamo le copertine insieme, outfit, make up, ok, sto zitta. Poi probabilmente andremo a rifare un po' di shopping per la scuola. Ma è una novità che vi diremo tutta settimana prossima. E adesso direi di iniziare subito con il video. Inoltre volevamo dirvi, se siete abituali sul canale sapete che abbiamo delle nostre cuffiette, io rosa e io gialle. E volevamo dirvi che abbiamo acquistato dei nuovi porta super carini meravigliosi. Quanti sono cute, cioè da 1 a 100? Noi vi lasciamo sempre il link qui sotto nell'info box, ma nel video che uscirà sabato, perché sì, sabato uscirà un nuovo video. E diciamo un back to school a metà. Esatto, ve ne parleremo meglio, ma sono bellissime, meravigliose e stupende. Quindi stay tuned e sabato avrete tutte le info possibili e immaginabili. Prima cosa che vi parleremo in questo video sono le nostre agende di quest'anno. Perché come ben sapete abbiamo comprato due agende, diciamo, abbastanza anche ingombranti, ma super belle. Sono di Legami, la mia è fatta così con tutte le costellazioni, scusate, questa è la ring light, con scritto When it's dark, look for stars. E la mia c'è scritto Genius at Work, con tutte le formule di matematica. E adesso e la apriamo non insieme. L'abbiamo ancora aperta, quindi quando siamo state brave da 1 sempre a 10. Adesso la apriamo, vai Aurora. Cioè, è da un sacco che volevo aprirla, vi giuro. Cioè, intanto vai, dammi. Auri, posso aprirla? Io no, è lì, aspetta il video. Ma come? Ecco. Ed eccoci qua. È morbidissima. E le costellazioni sono in rilievo. Mi hai fatto un'ottima scelta, raga. Senti? Bellissima, oh, mega. Stupenda, meravigliosa. Ancora più bella. Vediamo dentro. Ah, vabbè, molto easy, scialla, ci sta. Un'agenda classica. I have a dream. Fatta così, giornaliera, così possiamo scriverci bene 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 tutto. Ma faremo un video dedicato alla nostra agenda e come la decoreremo, per cui reclose that. Poi vedremo come ci troveremo, perché è il primo anno che compro un'agenda della Legami, sinceramente. Però promette già bene. Allora, partiamo da materie come latino e greco, che sono le nostre materie di indirizzo. Perché se non lo sapete, noi facciamo il liceo classico con potenziamento matematica. Per, diciamo, la parte delle versioni, quindi della... perché abbiamo diviso della grammatica. Da grammatica, quindi versioni a teoria. Allora, io ho questi due bellissimi quadernini di Tiger. Vabbè, c'è ancora scritto quarta A, perché vabbè, se non lo sapete, al liceo classico si inizia dal ginnasio. Allora, questo è per latino ed è sempre di Tiger a righe, ma l'ho già iniziato alla fine dell'anno scorso perché l'altro l'avevo finito. Mi trovo molto bene, ci faccio solamente le versioni qui dentro. Mentre questo invece è per greco, ma devo ancora iniziarlo ed è uguale. È super bello, abbiamo comprato l'anno scorso da Tiger. Infatti i quaderni di Tiger sono ottimi veramente per gli esercizi, di qua anche qualsiasi materia tipo latino, greco, inglese. Se volete fare gli esercizi, i quaderni di Tiger sono top. Però quelli delle edizioni limitate perché hanno la carta spessa. Infatti delle edizioni limitate, mentre questo è quello normale, vedete anche differenza di grandezza. Mentre invece io ho un quadernino che ho preso da Primark qualche anno fa, ma non ho mai utilizzato, ed è questo qua. E dato che io faccio versioni meno rispetto alla Ellie, di qua c'è greco e di qua c'è latino, così non devo sprecare due quaderni e se magari mi sono confusa, tac, non ho problemi. E quindi qua l'ho già iniziato per i compiti delle vacanze, ci sono insomma le versioni, tutte le cose qua che ho fatto durante queste vacanze. E ragazzi, novitona, abbiamo finito greco e latino. Sì! Quindi applausi per favore, grazie. Mentre per la teoria e quindi anche le regole, mentre lei per cultura,
abbiamo, cioè almeno io ho due portalistini. Anch'io come la Ellie. Poi in un video dedicato che uscirà la settimana prossima rifaremo anche le copertine, perché ormai questa c'è scritto classe quarta A. Non va bene. Questa è per greco e dentro ci sono tutte le regole. Dovrei anche aggiornare perché e poi questo qua che è lilla è per latino della Ellie. Ci ho messo tutti gli sticker sopra. E il mio metodo è uguale al suo, solo che anziché metterci dentro le regole ci metto dentro semplicemente la cultura. Esatto, molto semplice. E dato che sono rovinati, ne ho comprati due nuovi, che sono appunto questo qua arancione e pastello, che utilizzerò penso per latino, e questo qua che è invece azzurro tipo Tiffany, anzi verde Tiffany, e lo utilizzerò per greco. Comunque li abbiamo fatti vedere anche nel video del back to school di quindi acquisti. Se non l'avete visto vi lasciamo qua da qualche parte il link video. E poi passiamo a matematica. Allora utilizziamo dei quaderni a quadretti molto molto semplici perché non vogliamo complicarci la vita. Allora quest'anno li abbiamo presi della One Color. Lei li ha presi pastello, io l'ho preso invece. Sì, perché ho deciso normale. Che quelli pastello li utilizzerò per matematica, mentre quelli diciamo normali, come questo qua arancione, li utilizzerò per fisica, così li distingue. Ecco. Infatti anch'io ne ho altri due pastello, uno della monocromo che ho comprato l'anno scorso, questo qui, mentre l'altro della One Color che ho comprato quest'anno, che non rende molto dalla fotocamera perché sembra beige, ma in verità è rosa. E quindi saranno, cioè, per matematica e fisica sarà molto easy. Io invece per fisica utilizzo un altro tipo di quaderno, che è un quaderno a spirale. Questo qui è quello dell'anno scorso, non l'ho ancora finito, infatti ho intenzione di finirlo, perché più che altro sono arrivata circa a metà, perché da questa parte faccio gli esercizi e da questa parte la teoria. Però in vista di finirlo ne ho preso già uno nuovo, sempre della stessa marca, di questo colore che sembra anguria, molto molto bello. E noi non temporeggiamo, raga. Per cui mi sono trovata bene col metodo dell'anno scorso, ho deciso di continuarlo. Poi passiamo a scienze, noi facciamo chimica. L'anno scorso avevamo sia chimica che scienze della terra, quest'anno invece avremo chimica e biologia. Mentre invece l'anno scorso avevo chimica e anatomia, quest'anno penso di avere sempre chimica e chimica organica, inorganica comunque, e anche scienze della terra. Allora, io l'anno scorso ho utilizzato questo quadernino di Muji, molto semplice, se non sapete cosa sia, è un negozio che non c'è a molte parti d'Italia in realtà, ma bellissimo. È tipo giapponese. Era un quaderno completamente con le pagine bianche, da questa parte l'avevo usato per scienze della terra, da questa parte invece l'avevo usato per, avevo scritto anche scienze della terra, in realtà l'ho usato sicuramente per chimica. E dato che quest'anno continueremo con chimica, comunque finirò la parte di chimica, e in vista di finirlo, perché io sono tutta già preparata. Pensiamo al futuro. Utilizzerò questo quaderno che in realtà non mi ricordo dove l'ho preso, Tiger. Sinceramente, ma mi pare da Tiger. Ed è in carta riciclata. Carta riciclata, per cui mi troverò bene. Devo capire ancora sinceramente se usarlo o meno, perché questo ha le righe, mentre quello che utilizzavo prima per chimica Era bianco, per cui non lo so, ci devo un attimo pensare. Comunque credo di utilizzare questo. Mentre invece io utilizzo prima faccio gli schermi sull'iPad con Notability. Poi dato che la mia prof spiega parti e parti no, devo per forza avere il libro, perché sennò non capisco esatto, niente. Esatto, la stessa cosa e che quindi faccio poi anch'io. Integro su questo quaderno con la spirale, perché non lo so, mi trovo super mega bene. E è quindi, nuovo. Esatto, questo qua nuovo, perché l'anno scorso l'ho completamente finito, quindi non devo neanche avere mezzi quaderni di qua, mezzi quaderni di qua. E quindi lo inizierò ed è arancione ed è a quadretti da 5 mm. Infatti se non lo sapete, il nostro indirizzo è un indirizzo web, per cui possiamo prendere appunti a scuola con l'iPad. Ma vi ha fatto tantissimi video dedicati e continueremo a farli appena ricomincia la scuola. Per cui anch'io infatti prima per scienze prendo gli appunti sull'iPad, perché la nostra professoressa è veramente fissata con l'iPad. Però poi mi tocca riscriverli sul quaderno insieme a quelli sì, del perché libro. Perché in realtà quando le spiega altre cose sono sotto indirizzo. Poi se no arrivi in verifica e dici che cavolo è sta cosa? E la ma c'è scritto sul libro. Allora, per storia l'anno scorso ho utilizzato un quaderno normalissimo, tipo questo. Solamente che mancava qualcosa. E poi mi era capitato di sbagliare a scrivere e se strappavo il foglio si rovinava tutto il quaderno. Quindi non ci siamo proprio. Allora ho deciso di prendere un po' uguale identico a quello di fisica, solamente a righe, perché per le materie come storia si devono usare. Ragazzi, righe. È una copiona, sì, è una copiona. Non è vero, sì. Una copiona. E vediamo come mi troverò con questo, perché io storia devo assolutamente avere gli schemi sul quaderno, mi piace un sacco, o in alternativa li faccio tutti su Notability o in alternativa li faccio tutti sul quaderno. Non ho via di mezzo. Non ho via di mezzo, cioè non posso fare un po' su Notability, un po' sul quaderno, o quello o l'altro. Io comunque ho detto, non so come farò ancora a settembre, intanto lo prendo che non si sa mai. Al contrario, per storia utilizzo sempre un portalistino, se ne ho portati solamente due di esempio perché veramente pesavano troppo, e faccio gli schemi sull'iPad e poi li stampo, oppure li integro con libro, ma raramente, ho detto quello che dice la prof è legge, quindi va benissimo così, perché sono veramente veramente comodi. Appena finisci l'argomento togli e il quaderno nuovo. Qua appunto di filosofia che ancora integro, quindi toglierò semplicemente le pagine
e poi lo riutilizzerò. Questo qua che è un po' più ingombrante, all'italiano. Qua li facevo cartacei, mentre invece verso la fine, qua li ho fatto ad esempio il computer perché non avevo più voglia di scrivere, però quelli che sto facendo adesso li faccio tutti sull'iPad e poi li stamperò, perché vi giuro vengono molto più ordinati e ti invogliano anche di più a studiarli, non so, è una cosa infatti malata. Noi abbiamo praticamente un po' diviso il tutto per alcune materie tipo matematica, fisica, non ci sogniamo neanche di usare l'iPad. L'anno scorso io per italiano ho utilizzato questo quaderno con i divisori perché il nostro professore lo voleva, però quest'anno cambiamo professore di italiano, per cui io non ho ancora preso nulla, perché magari con la professoressa lì o il professore vuole qualcosa. Allora ho detto vabbè, aspettiamo, comunque delle pagine ce le ho ancora libere in questi scompartimenti, per cui magari all'inizio utilizzerò questo, poi magari se mi trovo bene con la professoressa inizierò a prendere solamente appunti sull'iPad, in alternativa mi comprerò un quaderno come quello, perché con i divisori, dato che c'è italiano, grammatica, epica, antologia, è giusto avere separatori. Invece italiano solo una cosa, infatti è tutto lì dentro. Mentre per geografia, perché noi al biennio facciamo anche geografia, ho preso questo quadernino che ho utilizzato anche l'anno scorso, ma ho fatto pochissimo perché di geografia non abbiamo fatto praticamente nulla, e di Primark con le angurie. Infatti, per dirvi, di geografia ho fatto due pagine, la copertina, uno schema, due schemi, tre schemi, finito. Questo molto, è molto presente in considerazione di geografia, sì, tantissimo. E ultima cosa, ma questo diciamo riguarda solamente me perché farò la maturità, quindi ragazzi innanzitutto fate una preghierina per me, grazie. Fate pregare le vostre nonne, i vostri papà, la vostra mamma per la mia maturità. Ma ho comprato 3 quadernoni ad anelli e ho intenzione di fare semplicemente una cosa molto pulita e tranquilla, ossia in uno metterò latino e greco perché sono le materie di indirizzo, quindi sarà un po' più strong. In questo metterò probabilmente le materie scientifiche e mentre qua metterò tutte le altre materie umanistiche, quindi inglese, italiano, storia, filosofia, storia dell'arte, e quando dovrò semplicemente fare la maturità riposterò questo quaderno e troverò le già le cose scritte. Non dovrò diventare pazza, ma va tutto. Questa è la teoria, voglio proprio vedere se puoi fare così. Allora del futuro ti prego fai così, perché non voglio disperarmi e non voglio diventare Marta a luglio. Cose che non sono quaderni, utilizzeremo i fogli. Questo qua sono i fogli protocollo e sono per gli schemi riassunti, proprio quelli. Prediligo praticamente solo le righe, però comprando anche i quadretti. Il video termina qui, speriamo tanto vi sia piaciuto e che vi sia stato utile, perché veramente è stato super mega richiesto. Vi ricordiamo che settimana prossima uscirà tutti i giorni un video, da lunedì a venerdì. Quindi attivate la campanellina, esatto, perché vi accompagneremo nell'ultima settimana di vacanza prima del delirio. Inoltre faremo anche vedere come decoreremo l'agenda, faremo delle copertine per i quaderni molto belle, perché così ci invoglieremo a studiare. E ci sarà anche una novità, ragazze, che per adesso non possiamo ancora dirvi perché non abbiamo i dettagli, ma settimana prossima vedrete tutto. E sabato uscirà un nuovo video, per cui saremo stra attive sul canale. Noi vi mandiamo un grosso bacio e adesso salutiamo 10 persone che abbiamo scelto dai commenti del video precedente. Allora iniziamo da Claudia, un bacione. Clementina, un bacione. Giulia, un bacione anche a te. Rosa, un bacione. Giovanna, un bacione. Cristina, un bacione anche a te. Martina, un bacione. Rovena e Irena, un bacione. Federica, un bacione. E Stella, un bacione anche a te. Niente, noi vi mandiamo un grosso bacio e vi auguriamo di passare un bellissimo giovedì. Parentesi, nel video di sabato non saluteremo nessuno, quindi tutti i saluti di questo, sotto questo video andranno nel video di lunedì. Ciao! Ciao.